Stefania Russo, candidata capolista alla Camera dei Deputati sul collegio di Foggia per Sinistra Italiana e Verdi, quali sono i punti principali del suo programma? Allora, credo che nella nostra provincia prima di tutto si debba mettere al centro il tema della lotta alla criminalità organizzata e alla mafia. È un tema del quale purtroppo si sta parlando poco. Noi crediamo che sia necessario intensificare sia la lotta alla mafia con provvedimenti legislativi, come ad esempio il divieto di vendita dei beni confiscati, che a volte favorisce la riacquisizione da parte della criminalità, oppure il sostegno anche economico agli amministratori locali o ai giornalisti che combattono contro la criminalità organizzata. Questo nella consapevolezza che un tessuto sociale e politico infiltrato comporti un degrado dei servizi alla comunità. E quali sono le sensazioni di Stefania Russo sul territorio? Cosa si aspetta da questa tornata elettorale? Beh, intanto per me è stato un onore questa candidatura, che è arrivata anche come riconoscimento di un'attività che io ho svolto appunto nel mio territorio, sul campo. Non sono una catapultata, come si suol dire, da Roma. Ho fatto l'amministratrice locale in un piccolo comune, però le azioni che ho portato avanti evidentemente sono state considerate rappresentative rispetto a temi importanti, quali appunto quelli della trasparenza e della partecipazione. Quindi per me è un onore poter rappresentare tutta la provincia di Foggia e della BAT. Le sensazioni sono positive, naturalmente la candidatura è stata accolta con grande entusiasmo nel mio territorio, ma anche dai compagni e dalle compagne di Foggia e di tutta la provincia. Infine, lei proviene dal mondo della scuola ed ha anche una forte passione ambientalista. Cosa possiamo dire su questi due temi? Sì, io nella mia attività scolastica negli ultimi anni ho lavorato molto sull'educazione e la sostenibilità, con laboratori di giornalismo ambientale, lavori che mettevano insieme la competenza di cittadinanza con quella digitale, per esempio con video interviste, infografiche che i ragazzi realizzavano, laboratori sul riciclo dei rifiuti. Tutte queste attività hanno portato anche da parte dei miei studenti ad un approccio ovviamente più attivo alla scuola, ma anche a prendere coscienza delle potenzialità del loro territorio. Hanno scoperto che esistono anche aziende che lavorano in modo sostenibile, per esempio. Quindi è stato un lavoro molto importante sia per me che per i miei studenti. Mi ha portato anche a dei riconoscimenti importanti. La mia scuola ha ricevuto il premio UNESCO per le scuole sostenibili nel 2018, io ho partecipato a un convegno internazionale a Cagliari come membro della rete delle piccole scuole dell'INDIRE per presentare le attività della mia scuola, ho partecipato al convegno di apertura della Fiera Didacta 2019 e sono risultata fra i primi 20 insegnanti dell'Italian Teacher Award 2019.